Stiamo già vivendo questi giorni di preparazione alla festa del nostro Santo Parroco del 29 novembre. È prevista nei prossimi giorni il pellegrinaggio di alcune parrocchie, il pellegrinaggio del nostro seminario e soprattutto venerdì sera sarà aperto il convegno, il seminario di formazione e preghiera, la parola in canto col padre Gennaro Becchimanzi, questo francescano conventuale che viene da Assisi. Venerdì sera inaugureremo alle 19:30 questo convegno in Basilica e poi tanti laboratori saranno realizzati nella giornata di sabato nei locali dell'oratorio e domenica sera, dopo la messa celebrata da Padre Gennaro, ci sarà un grande concerto con 10 cori che cantano il Parroco Santo. E poi ci prepariamo. Il 28 sarà una giornata di preghiera della comunità parrocchiale di Santa Croce e il 29 alle 9:30 c'è una concelebrazione di sacerdoti e così a sera alle 18:30 c'è la concelebrazione col presbiterio di Torre del Greco presieduta dal nostro concittadino, il vescovo di Teggiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca. Noi entriamo in questi giorni, sono giorni di grazia, vedo anche con molto piacere che tanti alla spicciolata durante tutto il giorno si fermano in preghiera dinanzi all'altare, dinanzi all'urna di San Vincenzo e noi soprattutto facciamo tutti i giorni la preghiera di intercessione per gli infermi. La traccia profonda che deve lasciare la celebrazione, la venerazione del nostro Santo Parroco, deve essere sempre, come lui, di fare bene il bene con fede viva. Buona festa!